Oggi vi presentiamo il nostro viaggio organizzato in Messico, un grande paese ricco di meraviglie naturali. È bagnato ad ovest dall'Oceano Pacifico e ad est dal Golfo del Messico e dall'azzurro del Mar dei Caraibi. Il suo territorio è molto vario e va dalle bianche spiagge della penisola dello Yucatan fino ad arrivare alle montagne della Sierra Madre. Ci sono anche canyon, vulcani e altipiani. Ed è proprio su un altipiano che sorge Città del Messico con i suoi 19 milioni di abitanti. Ma il tesoro più grande del Messico risiede nei suoi siti archeologici precolombiani. Qui potremo rivivere le storie del popolo Maya e apprezzarne l'arte, l'architettura e l'incredibile conoscenza dei sistemi matematici ed astronomici. Insomma, al Messico non manca proprio nulla, non ti resta che partire. Il nostro itinerario inizierà dalla capitale, l'incredibile Città del Messico, a 2256 metri d'altitudine. La sua piazza della Costituzione, o anche detta El Zócalo, è una delle piazze più grandi al mondo. Fin da subito andremo alla scoperta delle meraviglie archeologiche del paese, partendo dalla città precolombiana di Teotihuacan, a 40 km da Città del Messico. Proseguiremo verso Puebla, una delle città più belle del paese per i suoi edifici in stile coloniale. Ci dirigeremo poi verso sud, per visitare il centro storico di Oaxaca, patrimonio mondiale dell'UNESCO. A seguire, vedremo il sito archeologico precolombiano di Monte Albán, situato a circa 2000 metri d'altitudine. Ci avvicineremo alla regione del Chiapas, facendo una sosta a Tehuantepec, prima di visitare l'imponente canyon del Sumidero, navigando il suo fiume. Attraverseremo le montagne fino ad arrivare alla città di San Cristóbal de las Casas, splendida città del centro, tipicamente coloniale, con le sue case color pastello. In questo viaggio vedremo un'altra meraviglia naturale, le cascate di Agua Azul, famose per le sue acque color turchese. Qui ci sembrerà di essere in paradiso. Il sito archeologico di Palenque ci stupirà in tutto e per tutto. Questa città maya è una delle più sorprendenti proprio perché immersa nella giungla. A seguire vedremo altre città di impronta coloniale come Campeche e Mérida, prima di giungere al meraviglioso spettacolo di Chichen Itza, una delle sette meraviglie del mondo. Dopo aver attraversato il Messico in lungo e largo, passeremo le ultime due notti in Riviera Maya, all'interno di un bellissimo resort all-inclusive dove potremo rigenerarci prima del rientro a casa. Il Messico è un paese molto esteso, per questo troveremo diversi tipi di climi. La prima parte del viaggio si sviluppa nella zona degli altipiani centrali e delle montagne, con temperature piacevoli, massime tra i 21 e i 23 gradi e minime intorno agli 8-10 gradi. La seconda parte del viaggio, invece, si sviluppa nelle aree pianeggianti. Qui le temperature sono ben più alte e costanti, con massime superiori ai 30 gradi e minime intorno ai 25 gradi. I nostri mesi freddi sono il periodo migliore per visitare il paese, perché le precipitazioni sono ridotte al minimo. Il nostro viaggio in Messico è tutto organizzato con una guida turistica che ci seguirà da Città del Messico fino al mare della Riviera Maya. Attraverseremo un grande paese, la strada che percorreremo in bus sarà tanta e vedremo il paesaggio cambiare dal finestrino. Non mancheranno soste panoramiche e tante visite guidate. In questo viaggio tutti i pasti sono inclusi, ad eccezione della cena della prima sera, perché il volo internazionale arriverà in serata. Attraverseremo diverse aree climatiche, per questo consigliamo un adeguato vestiario. Sono indispensabili un cappello e crema solare, perché il sole è davvero intenso, soprattutto sopra i 2000 metri. Ricordiamo inoltre uno spray antizanzare per le zone più umide e il costume da bagno per gli ultimi giorni al mare. Il nostro team di professionisti studia e organizza il viaggio nei dettagli per sfruttare al massimo il tempo a disposizione. Le nostre proposte partono a date fisse con prezzi chiari e bloccati, in periodi adatti allo svolgimento del programma nel migliore dei modi. Ascoltare le spiegazioni di una guida turistica ti farà immergere completamente nell'atmosfera del luogo che visiterai. Comunicare all'estero non sarà un problema, ricevere aiuto dai tour leader e dalle guide locali. Partire con altri viaggiatori significa condividerne esperienze e sensazioni e, perché no, trovare nuovi amici. Conoscerai tutti i dettagli di ciò che ti aspetta prima della partenza, grazie alle nostre presentazioni. Con un accompagnatore dall'Italia parti senza pensieri. Ci occuperemo noi del programma e dell'itinerario. Tu dovrai solo pensare a goderti il viaggio. Visita il nostro sito, ilviaggiochetimanca.com,
e scopri le recensioni di chi ha già viaggiato con noi in questi anni e di nostri nuovi itinerari. Per informazioni e prenotazioni puoi utilizzare il form che trovi in fondo ad ogni scheda di viaggio, oppure i nostri contatti, email e telefono. I nostri uffici si trovano ad Iseo, proprio a 2 passi dal lago. Perciò, se preferisci conoscerci di persona, siamo tutti qui. Ti aspettiamo!